vedere alcuni nuovi prodotti che mi sono arrivati. Partiamo subito con Mesauda, che mi ha inviato i colori nuovi della collezione. Ve li volevo far vedere e come sempre farvi vedere gli swatch. Questa collezione si chiama Moulin Rouge, dove c'è scritto che comunque quest'anno Mesauda si balla con il cancan. Date il benvenuto Moulin Rouge, dove comunque è composta da 6 colori. Vediamoli subito nel dettaglio. Sono sempre semipermanenti, quindi sono formato da 5 ml. Passiamo subito ai colori. Il primo è il 172 Corset, che è questo viola. Poi c'è il numero 169 Paillette, come cavolo ho pronunciato, non sono in ordine. Poi il numero 170 Plumage, che è questo. Poi il numero 168 Guépier, che è questo. Poi il numero 171 Cabaret, che è questo. E infine il numero 167 Cancan, che è questo. Questi sono appunto i colori che mi sono arrivati della collezione Moulin Rouge. Voi comunque, come al solito, state vedendo anche gli swatch. Passiamo ad un altro pacchettino molto interessante. Mi ha contattato questa azienda chiamata Cotton Plus, dove praticamente il loro prodotto di punta è uno struccante rivoluzionario, che è la prima salvietta struccante asciutta con un cuore di latte detergente che si attiva solo con l'acqua quando serve. Al 100% naturale, ipoallergenica, no alcol, conservanti e parabeni, che la confezione è questa. Ci sono due formati, quelli mini e quelli size, dove praticamente anche qua ci parla, dove ti dice che ci sono due opzioni, o delicato viso con l'estratto di aloe, carote e vitamina E, e poi intensivo occhi e visi, sempre con estratto di olio d'argano e vitamina E. Qua ti dice che rimuove i trucchi più marcati con efficacia e dolcezza, è particolarmente indicato nella zona del contorno occhi. Vi volevo far vedere appunto i due formati, molto interessanti, infatti non vedo l'ora di provarli. Questo è il formato mini, che è quello struccante intensivo, e poi sempre nel formato mini c'è l'altra versione struccante delicato, che è questo, e questa è la forma mini. Invece c'è anche la forma maxi, che è molto più grande, dove abbiamo questo qua per quanto riguarda quello struccante intensivo, invece questo per quanto riguarda il delicato. Vedete, sono veramente giganteschi, non vedo l'ora, perché sarebbe bello se riuscissero comunque a struccare di tutto e di più, e anche perché c'è dentro il latte detergente. Passiamo al prossimo pacchettino. Il prossimo pacchetto è di Pupa, sempre nel solito packaging molto molto carino, e passiamo ora a spacchettarlo. La collezione in questione si chiama Velvet Garden, dove la particolarità è, infatti, come vedete da questa immagine, è questa rosa. Al suo interno vi dico prima cosa c'è, poi vi faccio vedere. C'è un duo eyeshadow, che poi vi faccio vedere perché mi piace un sacco. Poi c'è una maxi matita per fare un colore molto intenso. Poi abbiamo il volume, il mascara con volume smisurato, ciglia esagerate, però è viola. E poi abbiamo il maxi blush e maxi blush multi effetto. Abbiamo anche il lime, rossetto colore puro, e infine una serie di smalti. Vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Partiamo subito comunque gli ombretti duo. Questo è il numero 02, come vedete è bellissimo perché ha all'interno questa rosa, quindi già solo questo packaging mi piace tantissimo. Poi c'è il numero 1, che è questo. Poi infine abbiamo il numero 3, che è questo. Poi abbiamo praticamente all'interno 5 smalti, il numero 168, il numero 169, il numero 170, il numero 172 e infine il numero 171. Questo per quanto riguarda gli smalti. Al suo interno, come vi dicevo prima, ci sono praticamente 4 rossetti, e veniamo a vederli tutti. Allora, questo è il 311, poi abbiamo il 212, poi
Poi abbiamo il 418, tutti i toni del rosa come state vedendo. E infine abbiamo il 312, che è questo bellissimo scuro, che sto andando veramente molto molto in fissa con i rossetti scuri. Infatti ho su quello che vi ho fatto vedere in un altro spacchettamento della Teen Image. Al suo interno c'è anche il mascara Vamp, il 404, che è in questo bellissimo packaging viola, e al suo interno comunque come colore è anche questo viola. E infine, come vi dicevo, ci sono appunto le due matite, matite maxi matita, una nera che è questa, che è la 01, e poi la 02 che è un viola, che è questa. Questo per quanto riguarda la collezione di Pupa. Passiamo all'ultimo pacchettino del video. L'ultimo, no, più che un pacchettino arrivato, ho partecipato all'evento di Bottega Verdi di Natale e quindi vi volevo far vedere cosa c'era dentro al pacchetto che ci hanno dato, perché hanno fatto appunto questo evento strabello, perché è già iniziata l'area di Natale, mi piace tantissimo l'idea, e quindi appunto c'era dentro al suo interno le nuove collezioni, dove qua hanno dato il catalogo. Perché vi spiego, il discorso è questo: loro hanno creato tanti pacchetti o tante cose ideali per il Natale, anche molto suggestive, perché ci sono anche dei packaging molto molto carini, e vi volevo far vedere infatti tipo questi. Hanno ovviamente la scatola di latta, oppure come in questo caso dentro c'era una scatola di vetro con all'interno alcuni prodotti. Bellissima questa idea, e oltretutto c'era anche tutta la parte uomo che mi interessa, vorrei andare ad acquistare per Pietro per far la barba. Sapete che adesso comunque è un boom, va di moda, e appunto volevo farglielo vedere a Pietro. E al suo interno mi hanno dato il bacio sotto il vischio latte corpo, un burro corpo, una crema mani e un bagno doccia. Anche questo interessante, non vedo l'ora di provarlo. Era bello l'evento perché c'era una postazione dove si creavano diciamo che tramite il riciclo, con le cose che si hanno a casa, si creavano un centro tavola, un altro ti crea dei pacchetti su misura. Insomma, era bella comunque come idea e come location e come suggestione un po' al tutto, anche perché sapete che io amo follemente il Natale. Questo è tutto quello che vi ho fatto vedere in questo video, e al prossimo un grosso bacio, ciao!